È un'altra partita tranquilla, Joe, dopo essere andati sotto 2-0. Questa volta è stato un tie break però più lottato. Sì, non è stato facile, l'abbiamo sudata tutta, Imoco ha giocato molto molto bene, ma si vede che sicuramente sono un po' stanche. E quindi la partita che durano a lungo, noi che magari un pelo più fresche eravamo, siamo riusciti a portare a buon fine per noi e tutti i set e poi concludere la partita. Non è stato facile, sono orgogliosa di mia squadra, abbiamo sempre lottato essendo anche di nuovo sotto 2-0, quindi bravo, noi continuiamo così. Come è stato arrivare a un tie break dove di fatto era ancora tutto da fare? Cos'era? Come è stato arrivare a un tie break dove ancora una volta insomma c'era grande tensione sicuramente, perché la prima volta è andata bene, però oggi si giocava in casa di Conegliano. Sì, però non so quanta pressione avevano loro, di nuovo erano sopra di 2-0 e poi noi abbiamo rimontato, quindi sicuramente la pressione la sentivano di più loro che noi, anche perché la prima partita l'hanno proprio persa in questo modo qua, quindi giocando a casa, rimontando come abbiamo fatto noi, e la pressione era molto più su di loro e secondo me hanno fatto qualche errore che non li serviva e che è costato caro. Se dopo la partita con Bolzano ti avessero detto che dal quinto posto si batteva prima Bergamo, come l'avete battuta, e poi Conegliano in due gare, cosa avresti pensato? Che si può fare, io sono molto ottimista, ho sempre creduto e pensato che noi possiamo fare più che bene e l'abbiamo dimostrato proprio quando era il momento più importante. Adesso c'è una finale con Novara. Sì, sicuramente sarà una bellissima sfida, anche loro hanno dimostrato di essere un squadrone, che hanno un bei punti di riferimento, noi dobbiamo trovare le soluzioni per loro, dobbiamo alzare ancora un po' il livello di nostro gioco e mi aspetto sicuramente una bellissima finale e sono ottimista come sempre anche per quello.